fight to make ends meet. Keeps a man upon his feet. Allora, i bambini che frequentano questo campo giochi hanno un'età compresa dai 3 ai 5 anni. I bimbi iniziano la giornata alle 7:30 e alle 7:30 arrivano i primi bimbi che vengono accolti e accompagnati un po' all'interno dello spazio in cui abbiamo allestito dei contesti, il contesto della costruttività, dei giochi da tavolo, e qui alle spalle c'è il contesto della lettura, uno spazio morbido e in cui tutti un po' possono muoversi liberamente e sperimentare lo spazio. Iniziamo con l'assemblea, e è un momento molto importante, molto sentito da tutti, proprio perché ognuno può raccontare un po' le cose importanti che si possono vivere insieme, quindi ad esempio possono raccontare degli episodi o dei momenti anche di confronto con i propri amici o delle cose successe a casa che vogliono riportare e raccontare al gruppo. È anche il luogo in cui ci diamo un po' delle regole. Le regole nascono un po' da tutti e quindi si parla un po' anche dello stare insieme, delle relazioni. Noi sempre andiamo sempre fuori. I maschi giocano sempre a calcio. Corrono sempre e rubano sempre l'altalena. E ci stanno troppo. Il tema del nostro campo estivo è il punto di vista. Il punto di vista perché? Perché abbiamo dei bimbi che hanno un'età in cui sperimentare appunto i contesti, gli spazi è quasi appunto normale, spontaneo. Allora abbiamo cercato appunto di indagare con loro attraverso attività di grafica, attività di pittura, attività di ad esempio con l'atelier dell'acqua, quindi attraverso vari materiali. E cosa significava appunto il punto di vista visto anche attraverso queste diverse attività, questi diversi materiali, attraverso ad esempio anche la narrazione, quindi abbiamo costruito ultimamente una storia insieme, no? Dopo aver costruito i personaggi abbiamo costruito una narrazione vista appunto costruita da tutti, quindi ognuno ha potuto dare il suo contributo. I bimbi, grazie alla documentazione, vengono valorizzati proprio perché all'interno della documentazione, attraverso il linguaggio fotografico, attraverso le varie frasi che dicono, quindi i loro contributi vengono trascritti e viene riconosciuto un po' il valore, no, delle loro attività e delle loro riflessioni. E questo credo sia molto importante come rilancio alle famiglie di quello che viene fatto all'interno della mattinata e anche nel pomeriggio, ma anche proprio come riconoscimento del contributo del singolo all'interno del gruppo e quindi anche del valorizzare quello che poi è il bimbo e la specificità di ogni bimbo che partecipa al campo giochi.
we gonna play for you. Ain't nothing to it and it's easy to do. Call the Callaway Boogie. The Callaway Boogie. But keeps you grooving 24 hours a day. If you like music with a boogie beat, here's a little ditty that's a really alright. It's the Callaway Boogie. The Callaway Boogie. That day, I woke up with the blues the other day. The cats started swinging and they blew them away with the Callaway Boogie. Si fa un po' di accoglienza, poi verso le 9 facciamo l'appello e dopo facciamo delle attività. Ci sono delle maestre carine e si fanno delle attività molto belle. Ci sono i miei amici e mi diverto tanto. Io vado a progettare il mio castello e a presto, ciao! Stiamo progettando un castello. Abbiamo già preparato come dovrebbe essere grande. Dovrebbe essere grande più o meno così e alto abbastanza. Sui lati del castello in alto ci dovrebbero essere delle specie di protetture che impediscano ai nemici di colpire. Abbiamo pensato di farlo coi mattoni, perché di solito nei cartoni lo fanno coi mattoni. Quando è ora di fare la riunione e andiamo sotto al portico e ci riuniamo tutti in cerchio. Dopo aver fatto la riunione facciamo un piccolo gioco per aspettare se qualcuno deve ancora arrivare oppure per conoscere dei bambini nuovi. Prepariamo le cose se dobbiamo fare un gioco di acqua oppure con i colori. Keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Da 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 da. Da, 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 da.
The church that walks in peace, that's the way they like it. Dopo la merenda facciamo l'attività. L'attività facciamo i giochi di gruppo. I giochi di gruppo e le cose con le mani. You never feel happy. Never feel happy. Le educatrici avevano preso delle bottigliette vuote e le avevano riempite con del colore. E hanno appeso a delle reti dei teli bianchi. Lo scopo del gioco era sporcare il telo della squadra avversaria e chi lo sporcava di più vinceva. Noi da casa andiamo al campo giochi, ci divertiamo un po'. Facciamo un gioco libero e poi dopo un po' facciamo l'appello. Andiamo giù al parco, poi... E poi facciamo merenda e poi dopo facciamo dei giochi. Al pomeriggio andiamo a... di nuovo lì dove eravamo prima a ballare. Poi dopo facciamo un po' di giochi, poi dopo alcuni bimbi vanno a casa, poi dopo infine mangiamo, poi dopo guardiamo il film, dopo facciamo quando andiamo a casa. Dopo l'appello andiamo al parco e se piove rimaniamo in ludoteca. Giochiamo, ci divertiamo e abbiamo un sacco di attività da fare. Abbiamo un'accoglienza che dura fino circa verso le 9 del mattino, dopodiché iniziano le nostre attività strutturate fin verso le 10 e mezza, una mezz'oretta per la merenda e successivamente alla merenda o si continuano e si finiscono, si terminano le attività iniziate in precedenza oppure si lascia un po' di tempo per i ragazzi per auto-organizzarsi in alcuni giochi. All'interno del campo estivo le attività che noi proponiamo sono legate alla didattica che si può affrontare a scuola. È chiaro che dobbiamo approcciarci secondo un punto di vista ludico, è finita la scuola. Il tentativo è sempre di un approccio interdisciplinare alla conoscenza dei bambini che possa far saltare fuori le loro competenze e giocarci sopra. E giocare con le proprie competenze vuol dire in realtà fare ricerca. E questa è una delle varie finalità delle attività che noi proponiamo all'interno dei nostri campi estivi. E abbiamo fatto tante gite insieme, siamo andati al fiume, abbiamo fatto delle scene, un film e mi è piaciuto tanto stare qui. Io e dei miei compagni abbiamo fatto un film e c'erano dei capitani, poi la ciurma e dovevamo trovare il tesoro. Mi serve una matita! Poi verso l'una andiamo su in ludoteca e mangiamo. Quando gli altri vanno a casa a fare il pranzo e noi andiamo a ludoteca a... della cir! E mangiamo la cir!
guardiamo un film e facciamo i compiti. Poi andiamo al parco e ci divertiamo comunque. E dopo alla fine andiamo a casa. Venite perché è molto divertente, spero che vi divertiate. Bye! Bye! Ciao, io mi chiamo Riccardo e tifo la Juventus. Ciao.